E salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Riprendiamo la storia principale del nostro Ghostwire Tokyo e riprendiamo le tracce del nostro misterioso responsabile che ha cercato di bloccarci nell'appartamento di KK. Abbiamo seguito le sue tracce e abbiamo visto che se n'è andato nei sotterranei di Shibuya. Quindi dobbiamo raggiungere i sotterranei. Prima di raggiungere però i sotterranei, volevo approfittare per liberare questo portale e quindi liberare anche una bella porzione di nebbia. Quindi purifichiamo il portale. Prendiamoci questo rosario dell'arciere. Oh, a posto. Abbiamo liberato un bel po' di nebbia. Adesso possiamo raggiungere la nostra destinazione e continuare con la storia principale. Sarà una vita che non mangio ramen. Qui c'è qualcuno che non sa accontentarsi. Comunque, KK è un personaggio fantastico. Oh, teoricamente, no, qua è chiuso. Pensavo potevo scendere anche di qua. Dobbiamo andare da questo lato. Bene, andiamo a vedere cosa si trova nei sotterranei. Essere passato di qui. Allora, qui abbiamo un nucleo che immagino che devo usare la visione spettrale. Ok. Eccola là. Se ne va da quella parte. Però, noi come al solito andiamo dal lato opposto, giusto per dare un'occhiata veloce veloce. Senza allontanarci troppo dalla missione principale. Madonna, c'è un fottio di roba qua pure. Vabbè, recuperiamo giusto queste due anime. Recuperiamo anche questa. Anche perché credo sia terminato. Sì, a posto. No, in realtà no, si può andare giù. Però no, ragazzi, non vorrei perdermi troppo. E quindi seguiamo il nostro uomo misterioso. E poi magari questo lo dedichiamo all'esplorazione. Magari durante le queste secondarie. Diamo un'occhiata anche qua giù. Allora, di qua, giusto? Visto che stiamo, liberiamo anche le anime. Approfittiamone. Se ne va di qua. Madonna, c'è tanto da esplorare qui però, ragazzi. A meno che queste non sono le scale che ci portano giù. Ah, ce ne saranno infiniti. Sì, sembrerebbe di sì. Vabbè. Torniamo. Porca puttana, non l'ho visto questo. Cazzo, no! Fanculo. Dove era uscito? Ce n'è un altro. Ok. Allora, dov'è che se n'è andato da qua? Poi. Dove è andato? Perché non mi dà più la scia?
di qua, di qua. Poi è sceso qua. La traccia scompare di nuovo. Prosegui da questa parte. La ritroveremo più avanti. Ok. Merda. Niente, gli attacchi stealth funzionano non tanto bene. Ok. Allora, possiamo andare di qua. Oppure di qua. O scendiamo giù. Vabbè, diamo un'occhiata da questo lato prima. Vediamo. No, niente. Vabbè, scendiamo ancora. Qui non c'è niente. Ok, ci siamo. Non c'è nessuno, a parte frotte di visitatori. Beh, come dappertutto. Vabbè, sistemiamo comunque i visitatori. Una sala giochi. Magari c'è un gioco che possiamo giocare? Aspetta, assorbiamo gli spiriti. Guarda. Quanti ricordi. Ah, però non si può interagire, peccato. Ok, sempre più giù. Comunque ragazzi, devo ammettere, non fa proprio paura come tipo The Evil Within. Cioè, vuol dire, è abbastanza tranquillo come gioco. Vabbè, vai. Sistemata anche questa zona, recuperiamo un po' di etere. Ah, un mecha, vediamo, magari facciamo qualche acquisto. Ma i talismani no, perché tanto non li sto usando quasi mai. Le katashiro comunque servono sempre. Prendiamone 5. Ok, e basta così. Non buttare i nostri mecha. Sì, sì. Non ti preoccupare, che non sono spendaccione. Niente, niente. E questo? Ma che cosa... Coltello spettrale, l'arma preferita di Anako-san, un fantasma che si dice infesti i bagni delle scuole giapponesi. Minchia! Guarda, mi sono spaventato! Ma sono visto davanti all'improvviso!
niente, niente, niente e niente. Faccio, devo andare su quei binari? Mi sa proprio di sì. Qua è tutto chiuso. E andiamo sopra i binari. Ecco, magari adesso un pochino di cacarella ce l'ho, perché comunque nei binari tutti bui, luce che va e viene. Accendiamo la torcia. Fa un po'... Non ho mai camminato sulle rotaie del metro. Mi è capitato qualche volta, per lavoro. Come cane da guardia? No, è successo quando cacciavo mostri. Allora, di qua, però, qui che c'è? Ah, siamo a piedi. Aia. Ancora queste cose. Ci stanno stendendo un bel tappeto rosso. Beh, ne farei volentieri a meno. Mi dà proprio di trappola sta cosa. Di qua è chiuso, quindi da questa parte. E vai. Quanto è profonda sta metro? Un computer. File 178. Una registrazione lasciata da un certo scienziato che parla di sua figlia. Ok. Abbastanza inquietante. Vabbè, scendendo giù comunque non credo ci sia, a parte qualcosa da raccattare come lettere, non c'è niente. Al massimo possiamo andare un attimo qua sopra. Non pensavo di trovare tutto questo sotto Shibuya. E nessuno se n'è mai accorto. E recuperare le armi. Non essere scoperti, hanno lavorato in segreto, sotto la superficie della città. Come mostri. Ma, hanno lavorato. Cioè, quindi comunque erano persone quelli che hanno lavorato, non erano spiriti. Un po' troppa calma per i miei gusti e non è buono. Tu pensi sia qui? Speriamo. Aspetta. Lo senti? Ha gli stessi poteri nostri. A meno che... Deve essere qui di guardia. Anche lui è un umano impossessato. Siamo sulla strada giusta. Porca di quella p***a!
Cosa sta succedendo? Non preoccuparti, preparati a combattere. Madonna, pure qui c'ha gli attacchi. Allora, vuoi giocare sporco? Giochiamo sporco. Che cazzo è? Rasenga. Fangulo. Non combattere. Combattere per me è tutto. Non c'è nessuno. Nessuno. Guardalo che si para pure. Qualcuno si raccoglie mai. No. E anche la mia famiglia. Che cos'è? Credo provenga da qualcosa. La vedo dura a bloccare quell'attacco. Guarda la traiettoria, per me basta saltare. Ok. Merda. Basta saltare. Merda di nuovo. No! Salta. Oh no, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Devo saltare in tempo. Ok. Adesso, strappalo! Ce l'ho fatta? Ok, rivela il tuo volto. È stata una passeggiata. No, effettivamente è stato un po' arduo. Ma nulla di complicato. Oh cazzo. Cosa? Che c'è? Quel figlio di puttana non si vergogna! Ma che? Fermati! Che succede? Basta, ho detto! Abbiamo perso il controllo del nostro corpo. Cosa? Ragazzi. Perché non combattiamo? Perché quello sono io! Ah. Ha creato quel mostro con il mio corpo! KK! Che cosa vuoi? Non posso uccidermi! Scappiamo! No! Me lo riprendo! Akito, ti sei scordato di nuovo. Sono 2 anni ormai che la mamma è morta. E anche per l'anniversario di papà non sei andato al cimitero. Perché continui a scappare? Se non l'affronti, non cambierà mai niente. Io non... Non scappo! Solo. Non mi capisci? Comunque interessante risvolto. Ora resta da capire se abbiamo ancora KK con noi oppure no. Non vedo più il fumo nero sulla faccia, quindi... Sono vivo. Credo che KK se ne sia andato. KK è stato strappato via. E allora, perché sono... vivo? Visto che eri morto nell'incidente? Quindi lui... Allora... Sono andati.
i poteri. KK. Tutto quanto. E adesso? E Mari? Come la trovo? Devo tornare là. Non posso combatterli senza i poteri di Keiki. Infatti. In solitaria, quando Akito è separato da Keiki, ha a disposizione pochissime azioni legate all'energia spirituale. Akito non potrà usare la tecnica della tessitura eterea in combattimento, così come alcuni movimenti e determinate capacità investigative. Tuttavia, ciò non significa che Akito sarà completamente indifeso quando vagherà da solo per le strade di Shibuya. Potrà usare oggetti, assorbire spiriti con le katashiro e usare l'arco e le frecce, così come la purificazione istantanea per sconfiggere i visitatori e molto altro. Ecco, questo, ragazzi, è un bel problema, effettivamente. Però se io... Vediamo, posso... Porca miseria. Vediamo, posso attaccarli di sorpresa. Ok, purificazione istantanea, quindi si può fare. Non abbiamo più la cosa dello spirito. Insomma, non abbiamo proprio niente. È proprio difficile adesso. Possiamo fare attacchi a mano. Allora, vediamo di uscire da qua. Questi possono prenderli, sì. Dai, allora torniamo in superficie e poi, ragazzi, ci salutiamo. Il problema è come tornare in superficie. Perché onestamente con l'arco, ragazzi, non sono bravissimo. E quindi voglio un po' evitare gli scontri. Merda. No, m'ha visto. Ah, però posso parare. Ora non so se la parata comunque, voglio dire, fa danni, ma penso di sì. La fortuna è finita. No, la tizia con le forbici, porca miseria. Ma porca. E dai, lasciatemi in pace. Questo cazzo di arco devo tenerlo premuto per lanciare il colpo. Fanculo. Quanto mi mancano i poteri di KK. Ma devo salire sopra, non credo. Non dovrei andarmene da dove sono venuto? Eh no, devo per forza salire le scale. Via, via, via. Devo combattere. Ok. Calma, calma.
Ma poi l'etere che io recupero, a che serve? Ah, infatti, no, non me lo fa neanche prendere. Quanto etere sprecato. Aspetta, i soldi. Dovrei continuare a salire sopra. Quindi da qua. Ho bisogno anche di munizioni. Ecco perché io vado più per lo stealth. Scendi, no, scendi. Io devo salire, non devo scendere. Più che altro sto cercando munizioni. Niente. Continuiamo a salire. Giro largo, ragazzi, sempre per quel fatto là che cerco munizioni. 5 frecce mi sono rimaste, quindi. Oh, calma, calma. Stiamo calmi. E dai, ma perché? Ok. Ma datemi delle munizioni, mannaggia la... Ecco, non fatemi gastimare. Mi stanno alle costole. Devo liberarmene. No, Kito, noi abbiamo bisogno di frecce, non... Cioè... Non devo liberarmene, abbiamo bisogno di frecce, altrimenti non ce ne libereremo proprio. Ma che... Aspetta! Una freccia. Ma che culo? 4. Ma sono poche, non ho bisogno di altre. Eccole, eccole. Prendile. Ok. Mi sento già più tranquillo. E dai, ma perché ti giri quando... Che sono belle potenti queste frecce. Ma forse quasi quasi penso che dovrò potenziare anche l'arco e la freccia. Anche se in passato si è ricordato e ha detto: no ragazzi, io le frecce non le userò mai. E sti cazzi, ora che siamo senza i poteri, servono come il pane. Sono fuori finalmente. Il suo appartamento era a nord di qui. A posto. Torno al rifugio di KK. Va bene ragazzi, allora, io direi di saltarci qui per questo episodio. Dobbiamo raggiungere l'appartamento di KK, non so per cosa, ma speriamo di riuscire a riottenere i nostri poteri. Voi mi raccomando, come sempre, spulliciate, mettete like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E noi ci rivediamo sempre qui sul canale con un nuovo video. Un saluto da Mezza Ragaret. Ciao, adio!